Sfera, sfera delle mie brame, qual è il prossimo drone che ci pioverà in testa? Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, vi sto per dare il nome del prossimo drone che continuerà a cadere e che ci farà preoccupare tutti. State attenti che ve lo sto per dire, ho avuto una premonizione stanotte. Dopo il Mi Drone 4K, dopo il Filmic 8 SE, dopo i vari gimbal che piovevano persi dai vari Mavic 2 Pro e Pro Zoom, e dopo le novità delle ultime ore in cui anche questi Mavic Mini ne cadono tantissimi, il prossimo drone che cadrà, e ne cadranno tanti ragazzi, appuntatevi il nome, sarà l'Apsanzino. Sì, perché secondo me l'Apsanzino sarà il prossimo drone super chiacchierato, e a quel punto, quando quel drone sarà super chiacchierato, a quel punto diventerà un drone molto preoccupante, perché ne cadranno veramente veramente tanti. Sì ragazzi, questo è un grosso problema. L'Apsanzino 2 secondo me sarà il prossimo drone che avrà dei problemi a stare in volo. Ovviamente ragazzi, sto scherzando, non sarà sicuramente così, come non è così per il Mavic Mini. Questo mini drone non cade per niente, non ne cadono a migliaia. Cioè no ragazzi, questo drone non è così, non era così neanche il Filmic 8. Non capisco il motivo per cui creare tutto questo allarmismo su YouTube, perché si fa preoccupare inutilmente la gente che già possiede questo drone e si fa preoccupare chi lo vuole acquistare. E non è giusto, non è giusto perché nei confronti dell'azienda che ha progettato questo drone, e non è giusto appunto per chi ha già acquistato questo drone, perché non è assolutamente vero. Di questi droni ne cadranno sicuramente, come ne cadono di tutti i droni, come si rompono le automobili, come si rompe uno smartphone. Cioè quello ci sta, nel senso, fa parte dei guasti di un prodotto elettronico che ovviamente, pur controllato e fatto con, diciamo, materiali di prima scelta, ma può tranquillamente rompersi come può rompersi un iPhone. Ovviamente la percentuale di rottura di un iPhone non è alta, ma succede anche quello, rispetto ovviamente al numero di pezzi venduti. E qua la stessa cosa, ovviamente, se per esempio di questo drone ne vengono venduti 1 milione, c'è sicuramente una percentuale di drone che ha un guasto già di produzione, sicuramente, ma è sempre minima rispetto ai pezzi venduti. E adesso promuovere l'idea che questo drone cade così a caso non è assolutamente giusto e corretto. Ovviamente, per evitare comunque che succeda, bisogna avere delle accortezze che magari un inesperto potrebbe non avere. Cioè calibrare sempre la bussola, fare la calibrazione dell'IMU quando lo si acquista, se ci sono forti interferenze, valutare se vale la pena volare o meno. Se c'è forte vento, valutare se volare o meno. Se fa freddissimo, non volare. Se le batterie sono state, diciamo, mantenute non a temperatura idonea. Cioè, queste cose potrebbero causare ovviamente la caduta di un drone, ma di questo come di un qualsiasi altro drone. Però ovviamente le condizioni meteo su un drone così piccolo e così leggero potrebbero incidere un pochino di più che su un altro drone. Ma il discorso delle batterie, della calibrazione della bussola, tutte queste cose sono cose che valgono per qualsiasi drone. Quindi questo è un discorso che va fatto su qualsiasi drone. Poi c'è il problema con questo drone, che l'app DJI ha dei problemi di compatibilità con alcuni modelli di smartphone, con alcune versioni di Android. Quindi questo problema c'è, DJI adesso lo risolverà, anche secondo me è stata un po' lenta nel farlo, però adesso questo problema verrà risolto col prossimo aggiornamento dell'app DJI Fly. Quindi ragazzi, vi sconsiglio di andare a installare applicazioni con versioni precedenti all'ultima rilasciata, scaricando la pick up dei vari siti in cui si può fare il download delle APK varie in generale. Io ve lo sconsiglio perché comunque il drone è aggiornato con un ultimo firmware, ma si va ad usare un'app che magari non è in una versione ottimizzata per questo firmware. Quindi si può veramente andare a creare una situazione pericolosa da quel punto di vista, ma a quel punto non è più colpa di DJI, ma è colpa nostra che andiamo a forzare una cosa che non ci dovrebbe essere, cioè andare a installare una versione di un'app di magari un mese fa, un mese e mezzo fa o 2 mesi fa, e avere però installato l'ultimo firmware. Quindi abbiamo due cose che potrebbero diventare incongruenti. Quindi, se avete una versione di smartphone che non è compatibile attualmente con questo drone, o che vi dà problemi con questo drone perché va in crash e via dicendo, non utilizzatelo per il momento. A breve DJI dovrebbe rilasciare la versione della DJI Fly compatibile con i vari Android 10, Samsung
Samsung 10 e via dicendo. Anche perché, ragazzi, chi mi segue lo sa, questo drone l'ho usato in condizioni estreme e non, ovviamente consapevole che se fosse caduto in quelle condizioni estreme non sarebbe stata colpa di DJI, era colpa mia, perché se fosse caduto quando ero a riprendere le cascate con l'aria gelida che gli arrivava addosso, con una corrente, gli schizzi d'acqua che gli arrivavano, il GPS che non prendeva, via dicendo, a quel punto se fosse caduto sarebbe stata colpa mia, non colpa del drone che è caduto. Stessa cosa quando vado a volare in montagna, che c'è magari meno 3 gradi, meno 4, se dovesse succedere qualcosa sicuramente non è il clima ideale per questo drone, soprattutto se vengono montate le batterie con una temperatura non ottimale, che quello diventa veramente pericoloso, soprattutto se si va in montagna, nella neve, quando c'è magari meno 5, meno 4, meno 3, in queste temperature diventa veramente importante avere delle batterie con una temperatura idonea, non mettere delle batterie fredde che hanno un crollo improvviso, e ovviamente con un crollo improvviso, sia un crollo improvviso sia di percentuale ma anche di potenza della batteria, che non riesce a erogare abbastanza potenza, il drone potrebbe precipitare. Quindi ragazzi, questo video era solo un video per rassicurare chi già possiede questo drone, chi vorrà o vuole acquistare o ha intenzione di acquistare questo drone. L'unico problema che ha attualmente questo drone è l'app DJI Fly per Android, quello sì, quello attualmente è l'unico problema che ha questo drone. Adesso verrà risolto, però questo è un problema che c'è stato e c'è tuttora, ma da lì a far piovere questi droni a mazzi forse ce ne corre ancora tanto. Quindi ragazzi, scrivetemi qua sotto nei commenti a quanti di voi è caduto il DJI Mavic Mini, ma di cui siete sicuri di non aver fatto nessun errore, cioè nel senso che il Mavic Mini è caduto senza che voi abbiate fatto sicuramente nessun errore. Scrivetemelo, scrivetemi cosa ne pensate invece sul fatto di questa cosa di promuovere questa idea di questo Mavic Mini che cade come se non ci fosse un domani. Spero di avervi rassicurato con le mie opinioni, le mie considerazioni, soprattutto la mia esperienza con questo drone e con tutti gli altri droni che faccio volare sempre tantissimo e in qualsiasi condizione. Chi mi segue lo sa, qualsiasi condizione. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi, sperando che non ci cada in testa neanche un Mavic Mini in questi giorni, ci vediamo nei prossimi video, ciao!